ma pensiamo alla nostalgia di una giovane madre che può vedere i suoi bambini solo per 20 giorni all'anno. Loris Bombo ne ha 4, che crescono lontano da lei nelle Filippine, dove ogni mese manda tutti i suoi risparmi. Pensiamo non solo alla fatica delle 12 ore di lavoro quotidiano, ma anche alla difficoltà di apprendere una nuova lingua, di imparare nuovi parametri di comportamento, di adattarsi a norme sociali sconosciute e spesso di difficile comprensione. Gli studiosi lo chiamano stress da transculturazione. Insomma, è facile capire che con tutte queste pressioni psicologiche e non sottovalutiamo l'elemento sociale del caso per... Avvocato Felici, venga. Mi scusi, vostro amore. Ecco il punto. Può darsi, dico, può darsi, che il ferro da stiro che è sfuggito dalle mani di Loris Bombo fosse effettivamente con lei. Forza, largo, largo, fate passare davanti. Ma lo era anche l'ingegner Negrin e soprattutto la mano che è scivolata verso le zone basse della mia assistita. Obiezione, vostro onore, non ci sono prove a sostegno della difesa. Vostro onore, vorrei chiamare altri colpi. Reni Santiago, cilena, collaboratrice domestica. Esther Cata, filippina, collaboratrice domestica. E Katarina Vovulovanova, russa, collaboratrice domestica. Tutte ragazze straniere che sono state vittime in difesa dei bollenti spiriti dell'ingegner Renato Negrini. Sei stata grande, capo. E vai! Evviva! Sono stata brava di inserire nella ringa che l'ingegner Negrin è della Liga Veneto. Ma va, dai, quello era soltanto il punto più basso. Il giudice l'ha detto chiaramente che il fatto era del tutto irrilevante. Sì, pure. Ma 3 mesi fa ha condannato l'amministratore della Liga perché non pagava gli affitti della sede, proprietà dell'amante del giudice. Ma come fai a sapere tutte queste cose? Che sei abbonata a Radio Serva? Ogni tanto vedo le mie amiche dell'alta società. Ah, senti, anzi, stasera capo, mi tocca. Ti devo chiedere una quello cosa. Quello da parrucchiere, ciao, Turi. Federica! Ciao. Fai festeggiare anche me, Ortrega. Un'ombretta per la mia amica? Sì, va bene. Che ciao. Dio te benedica, Fiola. Te grazie, Camilla, ciao. Ah, senti, capo, io lo so che quando parli di soldi a te ti dà fastidio, ma mi servirebbe un cinquantino perché devo uscire con me stasera. Sono d'accordo anch'io, mi dispiace. Ma dai, un cinquantino, capo. No, ma guarda che mi dai. Serve. Buongiorno. Avvocato. Sì. Mio, ciao. Ciao. Tesoro mio, come stai? Come ti butta? Butta meglio a te, figli. Ma va là, guarda, ho una sorpresa per te, un regalo. È al gusto di fragola. Fai l'amore.